Ciao ragazzi, bentornati alla nostra sessione di laboratorio sull'Iliade. Allora, nel laboratorio di lettura di oggi abbiamo lavorato in modo un po' diverso rispetto al solito. Normalmente vi dico io che cosa impareremo. Oggi vi ho dato un insegnamento a metà. Vi ricordate, siamo partiti come sempre spiegando, esplicitando il contenuto della lezione. E cosa ci siamo detti? Beh, che avremmo parlato di Ettore e Andromaca, ma non vi avevo detto che avremmo lavorato sulla forza del dialogo, non ve l'ho detto subito. Prima abbiamo letto il passaggio dell'Iliade che racconta l'incontro di Ettore e Andromaca alle porte Scee e poi vi ho chiesto cosa avevate notato. Voi mi avete risposto che in questo brano, rispetto agli altri, ci sono molte più parole dette dai personaggi. Vi siete resi conto da soli che le sequenze narrative erano inferiori rispetto a quelle dialogiche e che il dialogo dava più, diciamo così, pathos, drammaticità, la parola pathos l'ho usata io, drammaticità rispetto alla scena. Allora, infatti, cosa vi ho detto io prima di riprendere il lavoro focalizzandoci sul dialogo? Dopo aver appunto analizzato per bene tutto quello che accade tra questi personaggi, vi ho detto che quando un autore sceglie il discorso diretto lo fa per tanti buoni motivi, ma vi ho lanciato una sfida. Vi ho chiesto di provare a indicare voi quali sono questi buoni motivi, che cosa succede quando parla un personaggio direttamente in una storia. Abbiamo ripreso in primo luogo le parole, la maggior parte delle parole che pronuncia Andromaca, la moglie di Ettore, e ci siamo resi conto che da quello che lei dice emerge che lei è moglie e madre e che al centro per lei ci sono i legami familiari. Per lei Ettore è tutto, è padre, madre, fratello, sposo, lei è da sola, ha solo più lui nella vita e ha paura di restare sola, di diventare schiava dei greci, ha paura del destino di suo figlio. È una donna che ama e che al centro però mette i legami familiari. Ettore invece riconosce l'importanza della famiglia, ma non ha dubbi, non è combattuto sulla sua scelta. A pesare di più sul piatto della bilancia è la paura, la vergogna che non vuole provare di fronte ai troiani. Lui è stato educato al valore guerriero. È stato educato, lo dice, ho appreso a essere forte sempre, a combattere in mezzo ai primi troiani, procurando grande gloria al padre e a me stesso. Quindi lui non vuole essere ricordato come vile, ma come guerriero, anche se Andromaca sarà presa come schiava, i greci guardandola dovranno pensare che lei era la moglie di Ettore, il più forte a combattere fra i troiani, domatore di cavalli. Quindi il valore per un uomo passa anche, abbiamo detto, vi ricordate, attraverso il riconoscimento della società. Non è questo però che abbiamo visto parlando delle parole di Ettore. Abbiamo fatto luce su quello che è lui, su quello che ha imparato dalla vita, su quello che crede importante. Per lui la famiglia sì è importante, ma al primo posto c'è il valore guerriero. Lui non si deve sottrarre al suo compito. Essere uomo è non sottrarsi al suo compito per il suo popolo in questo caso. E allora poi vi ho chiesto, dopo aver ragionato su Ettore e Andromaca, sulle parole che si scambiano, vi ho chiesto di dirmi, secondo voi, allora perché un dialogo è importante? Cosa succede quando un personaggio parla? Mi avete risposto questo. Quando un personaggio parla, qualcuno di voi ha detto, riesco a immedesimarmi meglio, capisco meglio quello che prova, o non lo guardo più attraverso il filtro dell'autore. Questo è stato molto interessante come idea, ragazzi, come spunto. Siete stati molto bravi a esprimere questo punto di vista. Anche bello parla con tutto se stesso, cioè me l'avete detto riferendovi a Ettore, no? C'è la sua storia, c'è il suo vissuto. Lui è quando sceglie delle parole, ci mette dentro i suoi sentimenti, lui come al presente, ma tutto quello che ha costruito quel personaggio fino a quel momento. E poi
Ma non ci soffermiamo in questo video riepilogo. Mi avete detto che quando un personaggio parla non parla solo con le parole. E alcuni di voi si sono soffermati sui piccoli gesti che Ettore e Andromaca si scambiano vicendevolmente. Poi naturalmente capisco meglio quello che prova, l'avete inteso sia come internamente a se stesso ma anche nei confronti di quello che vive e degli altri personaggi. Bene, questo è il riepilogo di quello che è emerso oggi. Ancora bravi, sono molto orgogliosa del vostro lavoro e vi lascio ragionare sui valori che la vostra famiglia vi ha trasmesso. A Ettore è stato trasmesso il valore della responsabilità, il valore guerriero, diciamo così, del portare avanti il proprio compito anche a costo di mettere in disparte i propri sentimenti. Questi erano dei valori che vengono trasmessi ad Ettore. Nella vostra famiglia invece, quali sono i valori che voi avete appreso o dalla vostra famiglia o dagli adulti di riferimento? Ecco il lampo di scrittura per oggi. Buon lavoro e noi, come sempre, ci diamo appuntamento alla prossima volta. Ciao e a presto!